Quando leggiamo la storia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sua sira, ricordiamo questo aneddoto difficile nella storia dell'Islam, nella biografia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I suoi aneddoti, questo quotidiano arriviamo al hadith, al messaggio d'amore che il profeta sallallahu alaihi wasallam, le sue sedute con i compagni, con i sahaba, che Allah azza wa jalla sia compiaciuto di loro. Noi sentiamo spesso che i muttaqin sono coloro che sono nel livello più alto in paradiso. Quando leggiamo nel Corano, scatta in noi il desiderio di voler essere lì, essere presenti con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non ti preoccupare, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non ci ha lasciato soli. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha dedicato un messaggio ad ognuno di noi. Lettera d'amore è il tuo programma nel mese di Ramadan, la serie con la quale scopriremo i messaggi che ci ha lasciato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguici su YouTube, su Facebook e su Instagram quest'anno con Lettera d'amore.